Mi piace ricordare che questo consiglio comunale ha fortemente voluto che si arrivasse stamattina in questa giornata, questo consiglio comunale della Italia, votato con il giorno che si riconoscesse la cittadinanza onoraria a Mister Spalletti, non in modo convenzionale, ma in modo sentito, appassionato, per riconoscergli la passione, la professionalità con cui ha portato la nostra squadra ad essere dopo 33 anni di nuovo campione d'Italia, e per il sentimento di orgoglio che è sempre insito nella squadra del cuore, ma che è stato accompagnato da questo anno che ci ha visto lottare e morire ogni giorno accanto alla squadra, accanto a Spalletti, perché Napoli venisse riconosciuta anche come campione, ma perché venisse riconosciuta insieme al lavoro che l'amministrazione sta facendo di nuovo al centro dell'agenda politica nazionale ed europea. Una grande città europea che è anche campione d'Italia, e quindi questa è la cosa più bella che lei ci ha regalato e che la squadra ci ha regalato. Quindi, a nome dei consiglieri comunali, insomma, degli eletti di Napoli e della città di Napoli, la ringrazio. Oggi è veramente una bella giornata della nostra città. Ringrazio Bruno che ho beccato una complicata coincidenza di per questa bellissima laudazio. Saluto a Bruno Lorenzi, che è il consigliere comunale. Questa giornata, Giorgio è stato uno dei primi che ha proposto questo storia di Giorgio, è stato un anno come un anime amore della città che sono scomparsa. E un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono qui in questa magnifica sala che rappresenta la storia di Napoli. Vincere lo scudetto a Napoli è qualcosa di più che che Napoli è il calcio di Napoli. È un amore viscerale tra questa città, i cittadini e la squadra. Ma l'avventura che abbiamo vissuto è stata una straordinaria occasione per ricordare al mondo che Napoli è una città di cielo. E questo è nato da una grande fortuna. Da un percorso lungo, sono stati un percorso manageriale, nel sentito di costruire una società all'avanguardia, capace di competere con i grandi giganti europei. È stata una grande azione sportiva che si è messa in campo una squadra che ha fatto tutti e che è stata in campo. Ed è stata anche una tanti turisti, alcuni che non sapevano neanche come si giocava a calcio, non sapevano neanche che la squadra aveva 11 giocatori che sono venuti a Napoli per festeggiare con la maglietta del Napoli, indipendentemente dalla fede calcistica che conosco. Tutto questo è stato donato da un uomo, diciamo Spalletti, che è stato un grande condottiero di campo ed è stato anche un esempio dell'amore nei confronti della nostra città, anche della dimensione della nostra città. Napoli è una città strana, è una città che rende cittadini con cittadini di prima città, basta poco un giorno per sentirsi napoletano, ma che è capace anche di accogliere da ognuno che vive in questa città la sua cultura, la sua passione, il suo da dona e fede. E questa è la grande forza di una città straordinaria e anche questo luogo lo testimonia, che ha avuto mille di dominazione, ma non ha mai perso la sua identità, anzi l'ha rafforzata. Però per lasciare un segno a Napoli ci vogliono degli speciali.
persone che sono in grado di mettersi in sintonia, di capire la profondità della nostra cultura e dei nostri sentimenti, essere capaci a cogliere e portarsi ai napoletani e all'anima di questo mondo. E diciamo Spalletti è stato così, è dedicato, amato, è stato amato. E questo è un grande segreto, un segreto che noi tutti conosciamo, sappiamo tutti che ha dato di essere cittadino, essere dirigente, essere sindaco, essere allenatore, il posto del mondo che fa. Le tensioni sono tante, le aspettative sono infinite. Anche se le però alla fine quando si vince a Napoli, è una vittoria speciale. La vittoria sul mondo, della vittoria di una città che sta da dentro con queste sempre. Per questo motivo la scelta che noi abbiamo di conferire la cittadinanza di casa, è una scelta vera, non è una scelta di fuori, è una scelta di sostanza, perché a tutti noi fa piacere che diciamo si mantenga resti cittadina della città. Ad esserlo adesso come allenatore della nazionale, porti in alto il nome di Napoli, come lo ha fatto Genguello, questa splendida coprea calcistica, questa straordinaria vittoria, e sia testimone di una cosa: essere napoletani in Italia e nel mondo è una cosa speciale. E Luciano Spalletti, Vincenza. Libera numero 456 del 30 novembre 2023. Premesso che con ordine del giorno del 8 maggio 2023 promosso dal Consiglio Comunale del Gruppo Consigliare Stabilità, approvato all'unanimità dall'organo consigliare nella seduta del 30 marzo 2023, a seguito della vittoria del campionato italiano di calcio conseguita lo scorso maggio dalla società sportiva Calcio Napoli e del significativo ritorno economico e di immagine di cui la città ha beneficiato, grazie alla cresciuta attività turistica, è stato chiesto al sindaco e alla giunta comunale di voler predisporre un riconoscimento da parte dell'amministrazione a tutta la nostra società sportiva calciata e dal suo allenatore, valutando l'ipotesi di un conferimento della cittadinanza onoraria per bene. Successivamente, consigliere Simeone del gruppo consigliare misto ha sottolineato che il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti sarebbe un pubblico attestato del sentimento di riconoscenza, di stima e di ammirazione da parte dei cittadini napoletani per il suo impegno sportivo e umano, un riconoscimento verso una persona che ha dato un contributo importante nel rafforzare l'immagine, prestigio e l'identità partenopea in Italia e nel mondo. Considerato che l'affezione alla propria squadra di calcio caratterizza storicamente la sensibilità del popolo napoletano, costituendo un elemento di forte aggregazione e coesione sociale, fondato sui valori della lealtà, dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, nonostante l'ambito fortemente competitivo. Dopo un lungo periodo, la squadra di calcio partenopea si è laureata nella stagione calcistica 2022-2023 campione d'Italia, concomitanza con il secondo anno della direzione di Spalletti, concretizzando un risultato di squadra indubbiamente merito anche dell'esperienza, del talento, delle doti personali oltre che professionali della realtà. Il vittorioso evento travalica ampiamente i confini calcistici, assumendo una valenza umana e sociale molto più ampia, frutto sia della sensibilità dei tifosi napoletani, sia del valore che la squadra e il suo allenatore hanno saputo. Dalle parole pronunciate da Luciano Spalletti pubblicamente più volte e in sedi diverse emerge inequivocabilmente il suo legame viscerale con la città, la tifoseria e tutto il suo popolo, come si evince dalle affermazioni che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di sé. Amore inimmaginabile per Napoli. Napoli è il Napoli per sempre con me. A Napoli ho fatto 2 anni di università di vita. Avrò sempre questo pubblico e questo tipo con me.
Mi piace pensare che tra 10 anni potrò ritornare qui ed essere amico di tante persone. Napoli non va immaginata perché è molto più dell'immaginazione. Napoli va vissuta. Probabilmente sono sempre stato un napoletano. Due reti, la prima i calciatori che meritavano questa felicità, la seconda tutto il pubblico, tutta Napoli e tutti Napoli. Da ultimo la dedica del trofeo sportivo, sintetizzata da Luciano Spalletti nell'espressione e tutti Napoli, rappresenta l'omaggio filiale del quale la cittadinanza ha riconosciuto l'autenticità, apprezzando con commozione profonda nel suo senso. Ritenuto di dover interpretare il sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza del popolo napoletano per l'impegno sportivo e la vicinanza umana che Luciano Spalletti, e pertanto conferirgli la cittadinanza onoraria, non solo per i suoi dubbi meriti sportivi, ma anche per aver contribuito a rafforzare l'immagine, il prestigio e l'identità partenopea dentro e fuori i confini nazionali. Vi libera, con voti unanimi. Conferire a Luciano Spalletti, nato a Certaldo, in particolare per aver condotto la squadra al traguardo di campione d'Italia, allenatore del Napoli, la cittadinanza onoraria, oltre che per i suoi indubbi meriti sportivi, per aver contribuito a rafforzare l'immagine, il prestigio e l'identità partenopea anche al di fuori dei confini nazionali. Sala del Baroni, Maschio Giulio, 7 dicembre 2023. Professor Vitano Mannino. Vediamo poi il nostro cittadino locale per tornare in piccolo dolore della città. Devo comprare il frutto. Grazie. Ora vediamo. Se vuoi dirci qualcosa, grazie. Mamma mia, che avete stato in grado di dare. La scorsa stagione che sono stati costretti a mandarla in giro per il mondo. Poi oggi mi conferite la cittadinanza onoraria che ho fatto in questi 2 anni a Napoli e per me è un'emozione che si deve gestire. Non so se merito tutto questo perché poi come è stato detto anche dopo aver detto io avevo una squadra fortissima. Dedicato a questa maglia contro me stesso, credo che questa onorificenza voglia segnare un fortissimo legame umano che si è creato tra me e il popolo napoletano. E onestamente, nell'aspetto
cui tengo maggiormente. La relazione del Napoli, così parlando con tutti quelli che avevo intorno, chiedevo e pensavo che fosse fondamentale uno stadio pieno che poi ci sostenesse in queste due stagioni. Da più parti mi si diceva che era difficile, ormai tutto tutto, che ormai vediamo, era fatta 22 tifosi. Ormai sono due anni che Maradona si riempie di cuori azzurri e aver convinto una comunità a tornare nella loro casa per me è stata una delle grandi vittorie insieme alla squadra. Voglio solo sottolineare che con l'arci di insieme siamo stati città, società, io, calciatori, perché poi loro sono sempre in mezzo, perché sono gli addetti, come abbiamo detto prima, il lavoro che abbiamo fatto insieme, quello che abbiamo messo al centro dei propri desideri, come l'attenzione massimale per questa splendida cavalcata nella scorsa stagione. E questa testimonianza ancora una volta che l'unione di tutti è il miglior modo per riuscire a far felice questo meraviglioso popolo sia oggi descritta in questa stanza. Allora, Napoli ora sei la mia casa e tutto il minimo che possa avere. E sono un ufficialissimo tra questo. Grazie. Perché nessuno può meritare, lo dico, quello che voi avete trasferito a me, come mi avete fatto sentire, nessun comune mortale lo può meritare. Passiamo a cose più pratiche che vi ascolto. E quello di farvi vedere che voi l'avevo custodito gelosamente. E non l'avevo neanche dato ai calciatori, questo per me. Io l'ultima partita prima di andare in campo, invece di parlarvi, vi ho fatto un video ai calciatori, vi ho fatto vedere per ringraziarvi. E poi ho detto che non l'avrei data a nessuno, che l'avrei detto. Questa è l'occasione, secondo me, di tirare fuori e di trasferirlo con tutti. Dacia, numero 11, Avete Master, numero 3, Enjoy, numero 3, Rush, Amir Rahman, numero 50, Leo Estiga, numero 5, Juan Jesus, numero 17, Matias Oliveira, numero 6, Mario, numero 22, Giovanni Villaverde, Stanislav Lobot, numero 4, Diego Lema, numero 20, Piotr Zielinski, numero 99, Frank Anis, numero 7, Elgin Firmas, numero 91, Tapir Dombele, numero 31, Karim Zedaka, numero 70, Gianluca Arca, numero 23, Alessio Zedaka, numero
senza mappa, lo trovate là. Quello. Devo dire che è stato bellissimo, perché questo, visto che noi stiamo lavorando da 7 mesi di società, 4 ore lo scorso campionato, è stato lavorando i più bravi della terra, da Francia, Stati Uniti, e tu sai che è stato fatto un punto di vista, Quindi io vi auguro adesso con la nazionale di
avere un minimo di opinione e sottrarla un'altra volta sugli allori che già abbiamo fatto oggi a tempo, credo che siamo tra le poche nazionali che hanno vinto il campionato del mondo per quattro volte. L'unica cosa che adesso non si è impiegato con le tue stesse mani è che accettando questa cittadinanza ed essendoci legato non solo alla cittadinanza ma a Napoli, ogni volta che noi avevo bisogno di una consulenza di come fare, cosa fare, attenzione, se si deve ricordare, il cinema americano da guardare.